Allora, un'altra cosa che spinge le persone appassionate di musica a comprare il disco in vinile sono le copertine. Parlavamo appunto di Nevermind, no? Cioè, già questa copertina qui, con questo bambino nudo che nuota e inseguendo una banconota da $1, cioè, questo è un oggetto che comunque al suo fascino lo vuoi avere in casa. Per esempio, ecco, anche Van Halen 1984, 1984, con questo bambino angelo che si fuma la sigaretta. Questa è anche un'altra copertina, secondo me, iconica. O questo dei Black Sabbath, che anche aveva gli angeli che fumano, stanno in una pausa sigaretta. Poi questi dettagli qui col tour dei Black Sabbath, questa è un'edizione tedesca, quindi c'è il tour della Germania dell'Ovest, perché all'epoca si poteva suonare soltanto nella Germania dell'Ovest. Poi le copertine dei Beatles, se ne vogliamo parlare. Revolver. Bellissimo, uno dei primi artwork, la prima volta che i Beatles non misero soltanto delle foto di loro, quattro, ma bensì ci fu un vero artwork fatto da Klaus Voormann. O Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che fu una spesa enorme fare questa copertina, fare questa foto con tutto quello che è il background, la scenografia, costò tantissimo alla EMI, alla EMI, una cifra mai spesa prima per un album. Abbey Road, nella sua semplicità, loro quattro che attraversano le strisce pedonali davanti agli studi di registrazione, è diventata anche questa una copertina iconica. Rolling Stones potevano essere da meno? Sticky Fingers chiamarono Andy Warhol a progettare la loro copertina. Con la zip, alcune edizioni hanno la zip vera che si tira giù, non lo faccio perché questa si sta distruggendo. E fu anche la prima copertina, la prima volta in cui apparve la famosa linguaccia dei Rolling Stones, che diventò un altro marchio di fabbrica della band. The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, loro davano alla Hypnosis Graphic Studio, davano l'incarico di fare le copertine, quindi anche loro non apparivano più, ma bensì c'era tutta una grafica, un artwork che secondo me è parte integrante della musica. Jimi Hendrix, questa copertina che fu poi censurata, però le prime stampe avevano queste donne seminude in Electric Ladyland, e dentro, vabbè, questa bellissima foto di Jimi e degli altri due, Mitch Mitchell e Noel Redding, The Jimi Hendrix Experience. O anche Queen in jazz, con la scritta jazz in rilievo al tatto, e dentro questa sorta di poster difficile da mostrare, con queste decine e decine di donne nude che vanno in bicicletta, riprendendo la canzone Bicycle Race inclusa nell'album. Un'altra copertina storica è quella di quest'album qua, chiamato Led Zeppelin o Led Zeppelin 4, dove non c'è scritto nulla, il nome della band non è da nessuna parte, nemmeno sul dorso. Quindi immaginatevi nel 1971 comprare un album così, dove non c'era niente, non c'erano i titoli, non c'era il nome del gruppo, non c'era nulla, dovevi comprarlo. Poi, una volta comprato, aperto, c'era questa immagine qui. Questa immagine dell'eremita del Santone in cima a una montagna. E qui, mettendo questa immagine allo specchio, praticamente quello che usciva fuori era un'immagine diabolica. E non so chi è venuto in mente di fare questa cosa, di mettere l'immagine allo specchio e trasformare una sorta di immagine interiore in una cosa che evocava un po' il diavolo. Per vedere i titoli delle canzoni, qui c'è il testo di Stairway to Heaven e qui finalmente troviamo i titoli delle canzoni, ma ancora di nuovo Led Zeppelin non è scritto da nessuna parte. E poi ci sono gli Iron Maiden, che con le copertine degli album e col loro logo hanno fatto veramente una fortuna. Il primissimo album era questo, Iron Maiden, col logo,
rosso e bianco, e Eddie, la loro mascotte, il loro mostro mascotte in copertina. Le loro foto sono nel retro. E io ammiro molto questa scelta, perché erano soltanto, sarebbero stati un gruppo di, l'ennesimo gruppo heavy metal, hard rock con cinque capelloni, e invece loro hanno sostituito la mascotte Eddie e il loro logo vincente, e si sono lasciati sempre, per le loro immagini, le loro facce, il retro copertina. E insomma, andiamo avanti così. Questo è The Number of the Beast. Questo è il singolo di 2 Minutes to Midnight, secondo me, insieme a The Trooper, una delle più belle grafiche degli Iron Maiden. Cioè, voglio dire, una cosa così uno la compra assolutamente, ma non l'avreste mai comprata se la copertina fosse stata questa, secondo me. E via dicendo. Peace of Mind, Power Slave, Live After Death. Questo è veramente un capolavoro. Una grafica stupenda, veramente un lavoro pazzesco. Anche questo di Somewhere in Time è veramente bello, sia davanti che dietro. Mi piace anche l'evoluzione che c'è stata negli anni, dove queste illustrazioni hanno preso veramente il sopravvento e sono diventate delle piccole opere d'arte. Addirittura oggi c'è anche la birra degli Iron Maiden, che potete trovare sia in lattina che in bottiglia. Cioè, veramente il merchandising degli Iron Maiden è arrivato ovunque, in ogni forma. E ovviamente questo ha anche portato dei benefici economici non indifferenti alla band. Un artista che tiene tantissimo al vinile fatto bene, ma in generale all'analogico, è Jack White. Sin dagli inizi con i White Stripes, dove ancora le registrazioni erano un po' più rozze, ma ruvide, ma per scelta, fino ad arrivare ai suoi dischi solisti, come questo Lazzaretto, che è fantastico perché ha una facciata, una delle due facciate, dove la puntina praticamente gira al contrario, cioè bisogna mettere la puntina alla fine del disco, e dal centro va verso l'esterno. Questo è l'unico album dove ho visto una cosa del genere. Ha curato benissimo anche i suoi progetti paralleli, come Dead Weather, per esempio. Questo è un doppio album, pesa tantissimo, e soprattutto The Raconteurs. Questo disco, signori, è strepitoso. Quando l'ho comprato il giorno dopo l'uscita, non sono riuscito a toglierlo dal piatto, dal giradischi, per una settimana. L'ho ascoltato in continuazione. Ha un suono veramente perfetto. Questo va comprato e ascoltato in vinile, assolutamente. Anche le produzioni di Jack, tipo Olivia Jean, questo è un album del 2014. Olivia suona su quasi tutti i dischi di Jack White, suona tutti gli strumenti. Questo l'ho comprato da poco, Bathtub Love Killings. Se lo trovate, prendetelo, ve lo consiglio io. Per concludere questa chiacchierata riguardo i dischi in vinile, io vi consiglio sempre di guardare quello che comprate e vedere come è stato fatto. È scritto a volte nelle note di copertina. Quindi vi suggerisco tutto quello che è Third Man Records, prodotto appunto da Jack White, dalla sua casa discografica. Lì la qualità è indiscutibile, perché lui ha creato non solo una label, non soltanto una etichetta discografica, ma anche la fabbrica dove stampa i dischi in vinile. E ci sono dei documentari molto interessanti che trovate su YouTube, dove si vede tutto il processo seguito con accuratezza. Quindi tutte le sue produzioni. Poi Coldplay, Editors, Radiohead. Sulle copertine potete vedere che c'è scritto proprio la stampa per, cioè che il mastering per il CD è stato fatto in uno studio da un determinato ingegnere del suono, mentre invece il mastering per il vinile è stato fatto in un altro studio da un altro ingegnere del suono, perché il processo è diverso. Quindi è bene che questo venga specificato.
di nuovo Editors, Coldplay, Radiohead, ma soprattutto Sigur Rós. C'è tantissima attenzione nella stampa. Questo è un album fantastico, già dalla copertina è tutta, si vede il rilievo sia davanti che dietro. È un triplo album perché un brano praticamente era troppo lungo per essere inserito, un brano che si chiama Milano è troppo lungo per essere inserito su una delle due facciate. Gli hanno fatto un piccolo disco apposta soltanto per questa canzone, e sul retro, siccome non c'erano altri brani, hanno fatto una sorta di picture disc. Bellissimo. Questi sono quei dettagli per cui uno spende i soldi ma poi ne è felice. Anche tutto quello che producono i Beatles con la loro Apple, la loro etichetta, è tutto di altissima qualità, sia audio sia nell'accuratezza della stampa, delle immagini, addirittura per l'anthology. Adesso è un po' difficile farlo così, però mettendo le tre copertine in maniera contigua praticamente si crea un'unica immagine che è anche questa spettacolare. Quindi comprate quello che credete che sia la cosa migliore, vinile, CD, ascoltatevi la musica, compratevela online. L'importante è che continuate ad ascoltare musica e manteniamo vivo il rock, che almeno personalmente tanta importanza ha avuto e continua ad avere nella mia vita. Mi auguro che questo video sia stato utile e spero di non essermi dilungato troppo nei discorsi, ma lo faccio semplicemente per passione. Se volete sostenere, darmi un gesto di approvazione per il mio lavoro, sottoscrivete, seguite il canale YouTube Radio Dario Berlin Rome. Grazie, alla prossima. Ciao.